Buonasera, ben arrivati. Riprendiamo, io ho già fatto una serata in settembre, ma praticamente riprendiamo con stasera le nostre conferenze. Questa sera io ho avuto l'occasione di conoscere Stefano Rovella, se non mi ricordo come mi ha telefonato, forse ci siamo conosciuti da qualche parte, è venuto a trovarmi e mi ha raccontato. Lui, ve lo racconterà in prima persona, è stato in America a fare i corsi dell'Istituto Robert Monroe, che poi ha portato in Italia, aperto la sede italiana, se sbaglio correggimi. Io ho letto un libro di Robert Monroe negli anni 70, fine anni 70, l'aveva pubblicato Armenia, perché è stato uno dei grandi sensitivi che si è esposto, che faceva viaggi fuori dal corpo. Negli anni 70 erano poche le persone che ne parlavano, c'era Edgar Cayce come grande sensitivo, c'era Monroe, non erano tantissimi, c'era Uri Geller che era venuto anche che avevo conosciuto in Italia, e poi ho sposato uno, anzi l'ho sbagliato, ho divorziato da uno che faceva i viaggi fuori dal corpo, e li facevo con mio figlio quando era piccolo e lui usciva da bambino, quindi è un argomento che bene o male conosco. Ed è un argomento interessantissimo, che in Italia è stato messo come se fosse New Age, come se fosse paranormale, follia, mentre in America già da moltissimi anni fa parte della psicologia transpersonale. Oggi la scienza si sta ricredendo, perché ci sono delle esperienze che ormai i medici sono costretti a approfondire, perché per esempio quando una persona va in coma e si vede fuori dal corpo e assiste alla propria operazione e sente cosa dicono i medici, e poi quando si sveglia del coma racconta quello che è stato detto in sala operatoria, ci sono delle storie che adesso non racconto, magari sul giornale nostro ci sono già, i medici devono prendere atto che non è amossia, che non è suggestione e che c'è un quid, che possiamo chiamare anima, intelligenza, coscienza, che sopravvive alla morte, che va oltre la mente ordinaria, e oggi la fisica quantistica chiama l'altra mente, mentre non locale, con cui noi siamo slegati dallo spazio-tempo. Aspetta, non faccio tutta la conferenza. E questa stessa capacità di essere fuori dal corpo in stato traumatico e apparentemente incosciente non indotto, che è il viaggio fuori dal corpo di cui adesso Stefano ci racconterà, anche se l'Istituto Monroe non è solo questo, tu ce lo racconterai, però io vorrei che tu parlassi soprattutto del viaggio. La scienza dice, se possiamo provare che l'individuo ha un quid che sopravvive alla morte, comunque lo chiamiamo coscienza, mente, id, quello che volete, allora noi abbiamo una prova della sopravvivenza. Quindi anche in Italia c'era un neurofarmacologo che era musorofilica e morto, che faceva, io conosciuto, facevamo dei convegni su queste tematiche e lui se ne occupava da medico. E sempre più medici anche in Italia si stanno aprendo a queste tematiche, scienziati, grazie credo alla fisica quantistica. Quindi stasera sentiamo questa esperienza, che è un po' diversa da quella spontanea, perché oggi ci sono delle tecniche precise, quali usi della musica, insomma adesso ci racconti. Per cui io accoglierei Stefano Roverso con un bel applauso. Allora, innanzitutto grazie Emanuela e grazie a voi per essere qui questa sera. Allora, mi presento, sono Stefano Roverso e dal 2010 sto portando in Italia le attività di questo istituto che non conoscevo neanche io fino a pochi anni fa e che è stata per me una rivelazione. Questa sera parlerò dei viaggi lontani, che è anche il titolo del libro, del secondo libro di Robert Monroe, che è uscito da poco, tradotto in italiano, e vi parlerò delle esperienze extraordinarie, quelle che sono ormai diventate un argomento di discussione sempre più comune, sempre più, come dire, facile all'interno di diversi ambiti culturali e non solo. Allora, partiamo subito con, visto che Emanuela mi chiedeva di parlare delle esperienze di uscita dal corpo, parto subito dicendovi che a 14 anni mi sono ritrovato in una condizione in cui, che poi ho catalogato come un'esperienza fuori dal corpo. Ero un ragazzo, avevo 14 anni,
ero curioso della vita, mi ponevo le prime domande importanti: chi sono, cosa faccio qui, qual è il mio scopo, quelle domandine semplici, semplici che si comincia a porre a quell'età, ed ero abbastanza sconsolato rispetto a quello che stavo ottenendo attraverso la scuola, l'educazione e le amicizie. Il mio mito era Leonardo da Vinci ed ero convinto che andando a scuola avrei appreso tutto quello che lui sapeva piuttosto che avrei trovato insegnanti che mi avrebbero aiutato a sviluppare i miei talenti e le mie capacità. Così non era, e quindi questo mi sembrava un po' riduttivo. Fatto sta che una sera, senza aver voluto piuttosto che richiesto altro, mi sono trovato in una condizione in cui ero a letto, stavo dormendo in teoria, e mi sono visto in piedi all'interno della stanza. Il mio corpo sapevo che era steso dietro di me, e da lì sono riuscito a vedere, con una prospettiva che da steso non avrei mai potuto venire a avere, dettagli della stanza e del corridoio che, come dire, c'era a fianco alla stanza, che non avrei potuto vedere altrimenti. Quell'esperienza mi ha lasciato molto sorpreso, eccitato, colpito e positivamente interessato. Non sapevo cosa fosse, non avevo letto nessun libro di questo tipo, erano gli anni 70, semplicemente ho trovato qualcosa di eccitante e l'ho, come dire, catalogata in questo modo, come un qualcosa di interessante. La cosa poi ha continuato per qualche periodo, ma non ci ho badato molto. Fatto sta che da quella esperienza probabilmente è scattata in me una curiosità nel voler capire cos'altro c'era oltre all'apparenza, oltre a, dire, al velo della realtà che incontravo tutti i giorni con i miei amici, con la scuola e con le letture. Quindi sono iniziate letture, sono iniziate domande, sono iniziate esplorazioni in altri territori di ricerca, ma ero un ragazzo, quindi poi mi sono fatto prendere da altro e me ne sono dimenticato per un po'. Nello stesso periodo in America Robert Monroe stava fondando il Monroe Institute, proprio negli anni 70, e arriva a fondare questo istituto perché lui, vi racconterò la sua storia a breve, si è ritrovato ad avere questa capacità in modo improvviso, spontaneo, senza averla richiesta, senza averla cercata, e l'ha trasformata in una curiosità, in una volontà di ricerca. Quindi ha costituito un gruppo di ricerca composto da persone che provenivano dall'ambito medico, dall'ambito della psicologia, della ricerca, della fisica, in diversi altri settori, e li ha coinvolti in un progetto di ricerca sul cervello umano per capire come fossero possibili queste esperienze. Fondamentalmente lui ha riassunto tutto questo in una frase, che è questa: io sono più del mio corpo fisico. Questo è l'unico concetto che l'istituto chiede di prendere in considerazione, ed è un'affermazione che rivolgo anche a voi. Siete d'accordo con questa frase? Pensate che sia vera? Pensate che sia un qualcosa che si può prendere in considerazione? Perché se sì, ci sono delle risposte ovvie, già vanno a cambiare il nostro modo di pensare rispetto alla vita e all'esistenza. La prima a cui io sono arrivato è che quando muore questo corpo, in realtà noi non moriamo. Ma se è così, da dove arriviamo? E come mai veniamo qui? E perché? E cos'altro possiamo fare allora finché siamo qui? E come possiamo esplorare queste capacità e queste esperienze? Diciamo che accedere a delle esperienze straordinarie significa cominciare ad andare oltre a quello che apprendiamo attraverso un percorso educativo scolastico che mediamente tutti abbiamo ricevuto, che tende a far sviluppare la parte dell'emisfero razionale, quindi è molto concreto, è molto orientato al qui e ora, e se lo tocco esiste, se non lo tocco non esiste. Quando invece noi cominciamo ad esplorare altre capacità che magari hanno a che fare con la parte più creativa, più intuitiva, ecco che ci sono altre evidenze che sono meno tangibili ma altrettanto importanti e altrettanto significative per noi. Lavorare sulla consapevolezza e accedere ai propri talenti è quindi uno degli obiettivi che ci possiamo dare nel momento in cui cominciamo a darci un percorso di sviluppo personale, a porci delle domande per capire cos'altro c'è in questa vita.
E questo significa cominciare a sviluppare delle nuove capacità. Nuove capacità e di conseguenza cominciare a dare un significato, un valore diverso anche a come noi viviamo ogni giorno qui, quello che facciamo, perché lo facciamo. Magari prendendo attraverso un percorso di consapevolezza delle decisioni che sono più orientate a ciò che veramente è importante per noi, meno a quello che da un punto di vista di società o di valori ci viene insegnato a essere importante. Non serve dire di più rispetto a questo, perché lo stiamo vivendo proprio in questo periodo, quindi stanno crollando dei valori, dei miti e dei modelli anche di vita, no? Ma ritorniamo un po' a noi. E quindi, visto che parliamo del nostro cervello, la domanda che vi faccio è: secondo voi quanto utilizziamo il nostro cervello in una scala da 1 a 100? Un po' provocatorio, ma vi faccio comunque più del 10%, meno del 10, non più dell'8, il 10. C'è qualcuno che ha idee diverse? Allora, la domanda è provocatoria, però Albert Einstein, rispetto a questa domanda, ha fatto un'affermazione e ha detto che l'uomo medio utilizza il 10% del suo potenziale. Che sia vero o che non sia vero, è un tema attorno al quale la scienza si interroga da moltissimo tempo, ed è anche molto arbitrario cercare di dare un numero. Dipende dalle circostanze, dalle situazioni, dalle esperienze, e quindi non ha neanche molto valore, però è provocatorio. È provocatorio per porci una domanda, che è: ma se siamo d'accordo sul fatto che noi utilizziamo solo una minima parte del nostro potenziale, allora come cambierebbe la nostra vita se avessimo accesso ad un potenziale maggiore? Come potremmo fare le stesse cose in modo diverso, con più facilità, più divertimento? E quali altre cose potremmo fare? Cos'altro potremmo sviluppare? A quali altre esperienze e capacità potremmo accedere? Siamo partiti parlando dell'esperienza di uscita dal corpo. In realtà vi svelo un segreto che ormai sanno in molti. Sembra che quando noi dormiamo e non stiamo sognando, noi usciamo dal corpo. Il punto è che non ce lo ricordiamo. E quindi alla mattina, quando ci risvegliamo, per noi è una cosa che non ha assolutamente significato né valore, né ci porta un contributo rispetto al portare avanti la nostra vita. Eppure, secondo gli studi fatti all'istituto, sembra che sia molto più facile di quello che si può pensare. Quanti sono gli uomini straordinari che ciascuno di noi può avere a riferimento? Io qui ne ho citati alcuni, anche Manuela prima citava Edgar Cayce, tanto per rimanere in tema. Noi sappiamo che sono vissute queste persone che hanno dato una grande dimostrazione della loro capacità di portare un contributo utile all'umanità, che sia Albert Einstein, Leonardo da Vinci, o aggiungete quelli che per voi sono importanti. Sicuramente potrei dire loro usavano più del 10% per accedere a queste loro capacità. Eppure c'è un'altra considerazione anche qui. Loro non erano degli extraterrestri, erano come noi. Non si sa, questo non si sa. Poi possiamo parlare di questo. E cioè, da un punto di vista biologico, da un punto di vista potenziale, avevano esattamente due emisferi come li abbiamo noi e le stesse potenzialità che abbiamo noi. Poi per talento, per attitudine, per contesto, sono riusciti ad utilizzare in modo più efficace, piuttosto che a portare dei contributi così importanti. Ma anche noi potenzialmente abbiamo le stesse capacità. Siamo quindi in grado di poter accedere ad altrettanti talenti, piuttosto che ad altrettante capacità che ci permettono di migliorare la nostra vita. Parlando di questi uomini straordinari, vi parlo di Robert Monroe. Come vi dicevo, lui ha fondato l'istituto, però la sua storia è una storia molto ordinaria. Lui è nato nel 1915, era un conduttore radiofonico e ha fondato il suo successo sulla conduzione di una serie di trasmissioni radiofoniche. Siamo in America negli anni 50, anni in cui la radio è un media molto importante, e grazie a questo lui fonda anche il suo successo professionale oltre che economico.
aveva una passione, aveva un hobby che era quello di capire come il suono poteva aiutare a prendere dormendo, piuttosto che come si poteva applicare il suono per favorire il sonno a chi soffriva di insonnia, ma era un hobby, niente di più. Fatto sta che ad un certo punto della sua vita gli capita la prima esperienza molto particolare di uscita dal corpo. Mentre sta andando al lavoro, sta guidando la sua auto, si ritrova ad osservare una scena in cui vede se stesso che guida l'auto. Nel momento in cui realizza cosa sta vedendo, si spaventa, sente una sensazione fisica molto strana e si ritrova nel proprio corpo. Parcheggia la macchina, è terrorizzato, pensa di avere un ictus, un problema al cervello, qualcosa che non va di sicuro. E si riprende a fatica, va al lavoro, passa una giornata difficile perché questa esperienza lo ha turbato e poi rientra a casa. Classica casa americana, moglie, figli, come ci si può aspettare. Non ne parla la moglie, non sa bene cosa dire, e mangia poco e va a coricarsi. Dopo un po', finché è andato a coricarsi, mentre è lì che si rilassa, ad un certo punto vede una scena. E in questa scena vede una stanza che gli sembra molto familiare. È una camera da letto. E ci sono due persone che dormono, un uomo e una donna. Incuriosito, cerca di vedere meglio. E vede che la donna la riconosce. La guarda bene e scopre che è sua moglie. Dice, ma che strano sogno che sto facendo. Chi è che dorme in questo strano sogno vicino a mia moglie? E quindi si avvicina e guarda chi è l'uomo. È lui. Nel momento in cui vede se stesso che sta dormendo, normalmente sente una sensazione molto forte, si ritrova dentro il proprio corpo, ha i sudori freddi e decide che il giorno dopo, come prima cosa, sarebbe andato dal medico. Va dal medico, gli racconta quello che gli è successo, gli dice, dottore, ho avuto delle allucinazioni pazzesche, ma non erano delle allucinazioni normali, erano così intense che mi sembravano vere. Cosa devo fare? Che cos'ho? Si fa prescrivere tutti gli esami possibili, fa tutto quello che deve fare e il responso è che lui sta bene, non è niente. Per la scienza medica del tempo, lui non aveva assolutamente niente. Ma come, dice lui? E quello che mi è successo come me lo spiego? Guardi, forse è un po' stressato, si prenda un paio di giorni di riposo e vedrà che passa tutto. Questa frase la dicono spesso. A lui però questa spiegazione non basta e quindi esce un po' sconsolato dallo studio medico. E mentre si incammina verso l'auto gli viene in mente che ha un amico psicologo, che è una persona molto curiosa, molto aperta e che ha studiato anche la cultura orientale, quindi cioè, lui potrebbe magari darmi un punto di vista diverso, forse anche darmi una spiegazione. Lo chiama e gli chiede di vederlo. Insiste al punto di vederlo in giornata e va a fine giornata, il suo amico lo riceve e comincia a raccontargli quello che gli è successo, gli esami che ha fatto, tutto quanto. Il suo amico lo ascolta con molta attenzione e non dice nulla, poi lo guarda, gli sorride e gli fa, ma boh, ma ti rendi conto che ci sono persone che vanno in India, si ritirano negli ashram, restano lì per 20-30 anni, facendo meditazione ogni giorno, con una rigida disciplina, pur di accedere a queste esperienze, e tu hai avuto così, spontaneamente, gratuitamente. Ma fa lui, ma come? Ma ci sono persone che cercano queste esperienze? Forse potrebbero anche dirmi a cosa servono, come potrei utilizzarle. Cosa dici? Dovrei andare in India a parlare con loro? Sì, gli fa, puoi prendere in considerazione l'idea di andare lì, passare un po' di tempo e chiarirti le idee. Sì, guarda, ci tengo molto, è qualcosa a cui voglio dare una spiegazione, probabilmente farò così. Ma quanto ci dovrei stare? Ma 5 anni, 10 anni? No, gli fa lui, non è possibile, io ho un lavoro, ho un mutuo da pagare, ho una casa, ho una famiglia. E poi gli dice, guarda, io sono un uomo occidentale, io credo nella scienza, non sono uno di quelli che parte e va in India, rispetto chi lo fa, ma non fa per me. Quindi nuovamente esce sconsolato e ritorna a casa.
però è un uomo capace, un uomo curioso, è un imprenditore, quindi comincia già a pensare ad un altro modo per darsi una spiegazione. E decide, dopo un paio di settimane, di incontrare un gruppo di ricercatori. Ci sono medici, ci sono ingegneri del suono, ci sono psicologi, ci sono fisici, ci sono matematici. Ci sono persone che o sanno qualcosa su come funziona il cervello, oppure secondo lui potrebbero dare un contributo ad uno studio di ricerca. Li riunisce e gli presenta questo progetto. E gli dice, io vorrei avviare un progetto dove voi studiate il cervello umano e le sue esperienze limite. Vi metto a disposizione denaro e un tempo illimitato. Ve lo posso permettere, è un mio hobby, non voglio che vendiate niente. È una mia passione, voglio capire il perché di alcune esperienze e quindi vi chiedo se siete interessati. Naturalmente molti dicono di sì, però gli chiedono qual è la vera motivazione, visto che è un progetto così ambizioso. Allora lui racconta quello che gli è successo, gli dice che è lui il primo ad aver bisogno di spiegazioni per questo tipo di esperienze, si offre anche come cambia durante il lavoro di studio e quindi parte il progetto di ricerca. Si mettono a lavorare. La sua prima esperienza di uscita dal corpo ce l'ha nel 1958, un periodo storico in cui non c'erano libri, non c'era neanche il fenomeno hippie ancora, non c'era proprio niente. E lui non aveva né riferimenti culturali né altri agganci a cui potersi rifare per approfondire questo tema. Quindi gli è sembrato l'unico modo per venire a capo. Come dicevo, questo gruppo di ricerca parte, inizia a lavorare, fa tutta una serie di studi, seleziona delle tecnologie, fa delle prove, si inventa quello che non sa, fino a che alla fine, dopo un po' di anni, lo chiamano Robert Monroe e gli dicono abbiamo trovato una spiegazione, abbiamo trovato un modo per riprodurre questa esperienza ed altre in modo sicuro e controllato. Lui naturalmente sapeva qual era il lavoro che si stava facendo, a che punto era, ma quando glielo dicono prende una decisione e la prende perché durante questo periodo di tempo lui ha convissuto con questa sua esperienza di uscita dal corpo. Praticamente lui ogni sera quando tornava a casa si trovava che andando a letto sentiva delle strane vibrazioni nel corpo, poi dei rumori e poi si ritrovava fuori dal corpo, e quando era fuori dal corpo ha utilizzato questa sua dimensione per comprendere significati diversi rispetto all'esistenza. Racconta le sue esperienze nei suoi libri, il primo libro che citava Manuela è I viaggi fuori dal corpo, questo secondo libro e poi ce n'è un altro che uscirà l'anno prossimo. E in tutte queste sue esperienze, tra l'altro si era anche dato un sistema di verifica perché era un ingegnere e lui non credeva alla sua mente, sembrava che fossero comunque allucinazioni. Quindi cosa faceva? Lui viveva a New York, nella zona est dell'America. Aveva degli amici in California a 2.000-3.000 km di distanza, oppure in Texas, altrettanto lontano. Quando si ritrovava ad essere fuori dal proprio corpo, andava a trovare la sua amica in California e vedeva cosa faceva, magari stava cucinando. Poi andava dal suo amico nel Texas e vedeva cosa faceva, magari stava leggendo un libro. Poi rientrava, riprendeva pienamente il controllo del corpo, andava al telefono e chiamava la sua amica e diceva ciao, come stai? Ah, bene Bob, che piacere sentirti. Ma cosa stavi facendo 5 minuti fa? Ma stavo cucinando, ma perché me lo chiedi? Oh, niente, ciao, stammi bene. In questo modo lui trovava un modo per verificare che effettivamente era stato lì, aveva effettivamente visto cosa faceva la sua amica a migliaia di chilometri di distanza, o il suo amico altrettanto. Scrive che ci ha messo più di un anno a convincere la sua parte razionale che era vero, che effettivamente lui era in grado di uscire dal proprio corpo. Dicevo, questo gruppo di ricerca trova una soluzione e quindi lui decide di fondare il Monroe Institute, un istituto che si occupa di ricerca e di educazione dell'uomo attraverso gli stati di coscienza. Lo fa per due motivi. Il primo è perché c'è un gruppo di ricerca che ha una spiegazione scientifica e ha una tecnologia che permette di riprodurre tutto questo.
Il secondo, che per lui è il più importante, è che lui appunto durante questi anni di esperienza ha compreso una cosa fondamentale, che è quella che iniziavo a raccontarvi all'inizio presentazione, cioè che l'uomo è più del proprio corpo fisico. E dentro questo concetto fonda quella che è la missione, il lavoro di sviluppo, di ricerca di questo istituto. L'istituto è quello qui, questo è uno degli edifici, è in Virginia, è diviso in tre divisioni: ricerca, quindi continuano a lavorare per ricercare spiegazioni sul funzionamento del cervello, lo fanno con le università, con gli ospedali, in autonomia, e quindi collaborano con tante altre realtà. Poi c'è una divisione educativa che prende i risultati della ricerca e li mette a disposizione attraverso i corsi esperienziali, attraverso delle applicazioni che io chiamo CD, che contengono il risultato fatto da diversi professionisti. E poi c'è una parte professionale che mette assieme medici, pedagogi, psicologi, professionisti di altri ambiti che hanno scoperto la tecnologia, l'hanno utilizzata per proprio conto e ne hanno dimostrato la validità mettendo a disposizione di tutti quelli che erano i risultati. Ora, per vedere come funziona questa tecnologia e per provarla, perché l'obiettivo di questa sera è farvela provare anche, vi do delle informazioni di base su come funziona il nostro cervello. Informazioni che più o meno tutti sapete, ma mi servono per spiegare la tecnologia. Noi abbiamo due emisferi, sinistro e destro. L'emisfero sinistro è quello che presiede le competenze logico-razionali, quindi ha a che fare con l'obiettività, con la logica, con la sequenzialità, con il ragionamento. È quella parte di noi che sviluppiamo moltissimo andando a scuola. È quella parte di noi che è molto orientata a comprendere tutto quello che abbiamo fatto in termini di esperienza e a utilizzarlo per proiettare il progetto del nostro futuro. Sulla base di ciò che sappiamo decidiamo ciò che faremo. La parte logico-razionale è anche quella molto attenta a raccogliere le informazioni, quella che io sto coinvolgendo adesso mentre parlo, quindi raccoglie informazioni e se io sono chiaro voi mi seguite. Se non sono chiaro, si ferma. Il limite della parte logico-razionale è che se le informazioni non sono sufficienti, non va avanti. Si ferma, come un computer che ha bisogno di dati. Invece la parte dell'emisfero destro è quella che ha a che fare con la creatività, con l'intuizione, con le emozioni, con l'intuito. Lei non ha bisogno di avere tutti i dati. Si innamora, non sa perché si innamora di una situazione, di un lavoro, di una persona, di una condizione, soffre, è felice, cambia d'umore piuttosto che gode di quello che ha, cioè del presente. La parte dell'emisfero destro è quella che ci permette di apprezzare il presente, cosa che invece l'emisfero sinistro non riesce a fare perché sempre è attenta a ciò che ha fatto e a ciò che farà. Il punto è che questi due emisferi vanno a completare quelle che sono le nostre competenze cognitive, quindi ci servono tutte, solo che hanno due modalità diverse di accedere alla realtà. Se l'emisfero sinistro vuole i dati e se non hai i dati non va avanti, l'emisfero destro invece vive di passioni, vive di emozioni, vive di intuizioni e sulla base di quelle vuole continuare ad accedere alle esperienze. Il problema è che avendo due modalità diverse di lavorare, confliggono fra loro. E quindi quando noi prendiamo una decisione, se la prendiamo con l'uno o con l'altro, rischiamo poi di ritrovarci a fare i conti con l'altra parte che non è stata coinvolta. Io posso decidere che la mia passione è diventare un pittore e poi scopro che non ho i mezzi per mantenere la mia famiglia attraverso questa mia passione. Oppure posso decidere di fare un lavoro sulla base di quello che ho studiato e poi scoprire che non sono felice, perché in realtà ho bisogno di altro. È chiaro che il goal sarebbe quello di poter prendere delle decisioni mettendo a fattor comune tutte queste nostre capacità, cioè riuscendo a ponderare ciò che sappiamo e ciò che vogliamo. Il limite però è quello che i due emisferi non lavorano quasi mai assieme. Quindi quando parliamo di sincronizzazione degli emisferi cerebrali, stiamo a indicare una condizione in cui riusciamo a farli lavorare assieme.
e li portiamo quindi in una condizione in cui mettiamo a fattor comune tutti i nostri talenti e ci mettiamo in una condizione in cui in modo armonico possiamo prendere delle decisioni, che siano di tipo lavorativo, personale, sentimentale o di altro tipo, saranno le migliori decisioni che noi possiamo prendere. Ed è raro che lo facciamo naturalmente, proprio per questo motivo, cioè perché i due emisferi normalmente non lavorano insieme. C'è un'altra informazione utile rispetto al funzionamento del cervello, e che è che il cervello lavora a frequenze diverse. Brevemente, avete sentito parlare di onde alfa, beta, teta? Sono modalità di funzionamento del cervello che tutti noi abbiamo. E in base alle situazioni attiviamo, o meglio, si attivano in modo più o meno automatico. Ad esempio, quando siamo svegli, siamo in onde beta tendenzialmente. E quindi abbiamo la consapevolezza di avere dei sensi fisici che ci danno informazioni, siamo presenti a noi stessi, ci muoviamo nell'ambiente e decidiamo di fare ciò che vogliamo. Questo è già uno stato di consapevolezza, quello della veglia. Ce n'è un altro che conosciamo molto bene, quello del sonno. Quando noi dormiamo, il nostro cervello lavora a frequenze diverse rispetto a quando siamo svegli. Lavora in frequenze teta o delta, a seconda di quanto profondo è il sonno. In questo caso, come dicevo prima, il corpo dorme, la nostra mente o sogna oppure fa dell'altro, ma di sicuro noi siamo in una condizione molto diversa da quella della media. Il punto è che ci sono tante altre frequenze che la ricerca e la scienza ha individuato come accessibili al cervello umano. Sarà capitato a tutti di sognare ad occhi aperti, oppure di avere dei lampi di genio, cui trovi la soluzione ad un problema che per mesi ti ha assillato. Oppure, mentre magari si sta facendo qualcosa che piace, un hobby o leggendo un libro molto bello, si è così concentrati su quello che si sta facendo che non si sentono più i rumori attorno, che si è dentro a quello che si sta facendo. Iperconcentrazione. Per non parlare poi di altre cose, stati mistici, esperienze di altro tipo. Da un punto di vista di ricerca, tutto questo si traduce in frequenze cerebrali. Il punto è che noi non abbiamo il telecomando. Possiamo dire: sono al lavoro, ho un problema, voglio la creatività e il problem solving per risolvere un problema. Ce lo chiediamo, naturalmente, ci proviamo, ma non è detto che riusciamo a metterci in questa condizione. Oppure torniamo a casa e diciamo: ok, adesso voglio un rilassamento fisico. Magari mi siedo anche sul divano, ma poi mi arrivano i pensieri della giornata piuttosto che quelli di ciò che dovrò fare domani e non riesco a rilassarlo. Quindi noi sappiamo di avere tante altre capacità, ma sappiamo anche che non siamo in grado di attivarle quando ci servono, a comando, a meno che non conosciamo delle tecniche. Vediamo finalmente cos'è e come funziona la tecnologia MSIM. Allora, si basa su dei suoni binaurali. I suoni binaurali sono esemplificati qui. Se io ascolto un suono di 100 Hz in un orecchio e di 104 nell'altro orecchio, sto ascoltando dei suoni binaurali. Sono stati scoperti nel 1800 da un fisico tedesco, quindi non è una scoperta dell'istituto. Però l'istituto si è accorto che quando noi ascoltiamo dei suoni di questo tipo, il nostro cervello produce due risposte automatiche, senza che noi abbiamo bisogno di pensarci. La prima risposta è che, dovendo processare dei segnali diversi da un emisfero all'altro, devono lavorare tutti e due. E quindi si attivano tutti e due gli emisferi e cominciano a sincronizzarsi, cominciano a scambiare molte più informazioni fra di loro. Quindi io mi porto in una condizione in cui ho accesso a tutte le competenze logico-razionali e a quelle emozionali e creative in modo armonico. Dove sono io che ho il controllo. Il secondo effetto automatico di risposta è quello che il cervello si accorge anche che c'è una differenza tra i due segnali, 4 Hz in questo caso, e la vuole compensare. Quindi produce lui, è il nostro cervello che produce un terzo suono per la differenza dei due. Questo è stato testato, funziona proprio così. In questo caso produce 4 Hz. Questo terzo suono è, avrete già capito,
la chiave di accesso per andare a stimolare una particolare condizione, un particolare stato di consapevolezza. Supponete che con quei 4 Hz lì andiamo ad attivare una condizione di alta creatività. Quindi io avrei uno stato in cui ho accesso a tutte le mie competenze logico-razionali ed emozionali e creative e ho alta creatività, perfetto per risolvere dei problemi di lavoro, di vita, di altro tipo. Quando riesco a mettermi in questa condizione, ciò che produco è il meglio di ciò che io posso fare. Quindi noi passiamo da una condizione di questo tipo, che è quella normale, tipo io adesso sto parlando e vedo se mi seguite, attenzione al linguaggio, ascoltando i suoni mi sync, passo a questa condizione in cui ho tutti e due gli emisferi che sono attivi e sincronizzati e in base ai segnali che sto ascoltando vado a stimolare una particolare condizione, un particolare stato di consapevolezza. Quando hanno scoperto questo hanno detto qui abbiamo qualcosa di importante, quindi iniziamo a vedere quali sono le frequenze utili, quali sono quelle da scartare e coinvolgiamo le università, coinvolgiamo gli ospedali, coinvolgiamo i centri di ricerca, questo è un lavoro importante, quindi andiamo a vedere insieme a loro quali sono gli ambiti applicativi. In 40 anni hanno selezionato tutto quello che gli sembrava utile, scartando quello che non lo era, e hanno creato una serie di diversi stati di consapevolezza accessibili in modo controllato e con il pieno controllo e con la piena autonomia, diciamo, di utilizzo di questi stati. Questi stati ci permettono di accedere anche a quell'esperienza di uscita dal corpo piuttosto che a tante altre. Capacità extrasensoriali non sono altro che modalità diverse di funzionamento del nostro cervello. La differenza è che, e qui entra l'altro aspetto dell'istituto, ci deve essere un percorso educativo. Se io ho appena preso la patente e mi danno una Ferrari da guidare, probabilmente mi faccio del male. Se invece mi danno qualcuno che mi aiuta ad usare questo potenziale che ho finalmente a disposizione, ecco che riesco ad utilizzarlo per il mio bene e in genere anche per il bene degli altri. Vabbè, qui vado veloce, si vede come cambia lo stato di attivazione ascoltando una metamusica, cioè una musica che contiene questi segnali. Quindi dopo 10-15 minuti si entra già in una condizione di sincronizzazione che rimane per tutto il tempo. Allora, adesso vi faccio sentire questo breve video dove Monroe vi dice che cos'è M-Sync in altri termini. Lui parla in inglese ma è sottotitolato in italiano. È breve, quindi è facile da seguire. Partiamo. M-Sync, first of all, is tremendously valuable for one reason, and that is that it's not like a drug, it's not like a chemical, it is a sound, and as a sound, it in turn doesn't invade the body, as it were. It's not even like electrical stimulation where you force the body to do things by electricity. What it also means is that the mind can accept it or reject it. In other words, it's not something that forces itself into you like this. It says here, and it is. So the applications are so broad that we really don't know all of them there. We uncover new ones all the time. Let's take the extremes. You can use HemiSync to keep you awake, totally focused attention, wide awake and alert. And over here, you can put a person to sleep, into natural sleep. And the in-between are all of these many, many different ways, different states of consciousness that HemiSync can be used to perform things. And yet, let's go to the wake stage, first of all. You can be super awake. Now, what do we mean by, say, super awake? Intense focus of attention, concentration, so that you... all of your attention is focused on, say, a book or something like this. And by that focusing, you achieve much greater retention and much greater understanding just as you do focus your attention. But this helps you do it to a degree perhaps that you've never been able to do before, that type of focusing of attention.
and you can see something's taking place here, that you can then move that focus of attention in many different ways. You get great because you can take that whole skein of wakefulness and use it in a number of different ways. Then the next thing that importantly takes place is that you can shift that attention, that mind consciousness, into other types of states, all the way down, and you're not even asleep yet, something like this. And there's all of these in between. And we have some very profound ones that we develop that, mind you, you're not asleep, but you are awake. So we have a state that we can achieve by Hemisy that lets your mind be awake and your body asleep. Now that means that the characteristics of your body, your physical body, are asleep. And this makes a very, very great discovery available to you. And that is that you don't need all that physical sensory input of your five senses to be awake, to be able to think, to be conscious. And that's a great, great discovery, because we always think we have to have all this physical sensory input in order to think. We don't need it. And that's a big discovery. And Hemisy lets you get there very easily to learn that important pattern. So that's an illustration. In between these things are various states of consciousness that say that let the psychiatrist or the analyst reach in and get into the various depths of that other part of that patient to find out what his problems are and let them surface, because he establishes different means of getting into them like that, but they're not the same as that strictly mind, awake, body, sleep. This hemisync pattern will let you do that. So you can see that the scope of what I'm speaking is anything that the mind can do, hemisync lets you help you do that by changing the focus of attention, the focus of consciousness. So you see, one of the things that begins to emerge here is through the use of these sound patterns, we can help, not force, the mind to get into these other ways of thinking, if you put it that way, these other ways of perceiving. And as I am prone to say, that the whole concept that I found in out-of-body is past this wall we call sleep. Because we think of sleep as unconsciousness, and we have all these other forms of being unconscious, and sleep is the most common of those unconscious states. So what we're doing, utilizing this hemisync, is to let the individual have, for the first time, control over his consciousness. And in relation to that, one of the key things that we've found is that this can, once we help a person learn this particular state, he in turn is as if he can restore that at will. He can, he has a memory of it, and he can recall it. It's as if you can recall when you were, let's say, dancing in the dark, if you want, or whatever, that you can recall it, and there it is again. So if you have a given state created by hemisync, you remember the effect, and you can be that again. Very important. But the whole point that's so significant to us is what has emerged out of all of this. What has come out is that, first of all, because bear in mind that we have long ago gone past quite naturally, because I demanded it, I needed the answers. So we went past this thing, this unconsciousness called sleep, to find out what was happening later on, where we are not getting too much signals from the physical body. What's happening out there? And there was an important thing came out of it, and that is that consciousness is a continuum. It does not stop when we lose consciousness here. If we are not conscious here, we are conscious there. Whatever there is, I don't pretend to say what that definition of there is, but we are there. So that means very simply, when you're
you go to sleep here, you don't lose consciousness, you just shift along the spectrum of consciousness to another kind of wakefulness. And we in turn, with this consciousness, attempt to understand that phasing, that part of human consciousness at work there. And it's very difficult, so we try and use dreams and all sorts of things to try and attempt to understand that consciousness, that being there, again, whatever there is. And out of that, saying that we don't know how far that spectrum of consciousness goes, that long... Interessante? Allora, per riprendere quello che ha detto Monroe e anche quello che dicevo prima, per certi aspetti si può considerare la possibilità di accedere ad altri stati di consapevolezza come un cambiamento di fase. Qui c'è uno schema che dà un'idea apparentemente complessa, in realtà molto semplice, di ciò che accade. Quando noi sogniamo ad occhi aperti, in realtà in parte siamo qui, in parte siamo nel nostro sogno, ciò che stiamo immaginando. Quando noi dormiamo, il nostro corpo sta dormendo, ma noi siamo da un'altra parte, nel sogno piuttosto che altrove. Quindi quando invece siamo svegli e presenti a noi stessi, siamo 100% qui, siamo completamente in fase. Ma man mano che ci spostiamo da questa condizione di veglia, ci spostiamo in queste altre, sogno ad occhi aperti, sogni lucidi, meditazione, eccetera, cominciamo a portare la nostra consapevolezza un po' più, sempre più lontano da dove si trova il nostro corpo fisico. Il nostro corpo è qui, però noi in realtà siamo dentro la nostra immaginazione, siamo dentro ad un'esperienza di meditazione molto profonda, siamo dentro ad un'esperienza di uscita dal corpo e quant'altro. La spiega in modo molto semplice, è uno spostamento di fase. Io vi do un'analogia per rendere ancora più semplice questo concetto. Vedete questa radio? Immaginate che il nostro cervello sia un po' come una radio, che è sempre sintonizzata sullo stesso canale, che è quello della realtà ordinaria. Noi siamo qui. Però se noi spostiamo la radio e magari usciamo un po', il tuning non è più perfetto, la sintonizzazione non è più perfetta, cominciamo a sentire dei disturbi. Se poi muoviamo la manopola, possiamo sintonizzarci su altri canali, su altre informazioni che vengono ricevute. Il nostro cervello è una macchina meravigliosa ed è capace di raccogliere informazioni da tanti altri piani di realtà. Quando noi permettiamo alla nostra mente di esplorare questi altri stati, grazie magari a dei supporti che sono questi segnali in sync, ecco che noi è come se sintonizzassimo la nostra consapevolezza su altri piani di realtà, che sono sempre presenti, così come sono sempre presenti tutti i canali che possiamo ascoltare con la radio, solo che non ci sono normalmente accessibili, fino a che noi non cambiamo la sintonia e non ci spostiamo su questi altri canali. Quindi, con questa analogia, è molto facile prendere in considerazione l'ipotesi che nel momento in cui io permetto alla mia mente di lavorare su altri stati di consapevolezza, quindi la faccio lavorare con delle frequenze diverse da quelle ordinarie, la frequenza beta, io ho accesso ad altre esperienze, io ho accesso ad altre informazioni. Queste altre informazioni sono altrettanto vere di quelle che ho qui, ciò che sento, ciò che percepisco sul piano termico, ciò che percepisco sul piano emozionale. Sono informazioni che il mio cervello traduce in immagini, in parole, in concetti. Ma il mio cervello è capace di fare molto di più. Se io mi sintonizzo su altre frequenze, posso percepire altri piani di realtà che sono altrettanto veri. Così come ci sembrano veri magari certi sogni che facciamo molto vividi, molto intensi. Per noi la verità è quella in quel momento. Quindi, nel momento in cui noi accettiamo l'ipotesi che sintonizzando diversamente la nostra consapevolezza possiamo comunque percepire la realtà, solo che è una realtà diversa da quella che stiamo vivendo qui, è facile ed è accettabile prendere in considerazione l'ipotesi che sia possibile uscire dal corpo,
che sia possibile vedere luoghi molto lontani da quello nel quale ci troviamo fisicamente, in tempi anche molto diversi da quelli nei quali ci troviamo ora, oppure attivare altre capacità. Tutto questo Robert Monroe dice vai e verificalo per te stesso, cioè non dovete credere in nulla di quello che io vi dico, ma dovete verificare, potete verificare personalmente tutto questo. I corsi esperienziali servono a questo, a darvi strumenti ed esperienze per andare a verificare che cos'altro c'è. E in questo che cos'altro c'è ci siete voi. Ci sono le vostre domande importanti, ci sono le vostre risposte importanti, ci sono risposte a questioni che vi assillano da poco tempo piuttosto che da una vita. E ci sono esperienze che vi permettono di cambiare il vostro modo di stare con voi stessi e con gli altri. Quindi a cosa serve Missing? Prendiamo anche semplicemente il concetto della sincronizzazione degli emisferi, serve ad agire con più efficacia e facilità. Se io riesco a mettere in campo i miei migliori talenti perché sincronizzo tutte le competenze logico-razionali, quelle emozionali e creative, le decisioni che prenderò, ciò che riuscirò a produrre in questo stato, sarà il meglio di me. Non avrò più bisogno di ritornare su quelle decisioni perché saranno condivise. Questo significa cominciare a migliorare la qualità della propria vita. Che io attui questa capacità nella sfera personale, nella sfera professionale o dove voglio, nella mia ricerca spirituale, e la vita comincerà a cambiare. Sbaglierò di meno, sarò più soddisfatto delle scelte che prendo, magari deciderò di cambiare alcune cose, magari no. E cominciare ad esplorare l'esistenza in modo diverso. Quando io riesco a sistemare le cose più ordinarie, come sto con gli altri, quanto sono soddisfatto del mio lavoro, del mio rapporto con la mia famiglia, con i miei amici e altro, quindi ho risolto queste questioni che sono basilari, allora mi incuriosisco, ho voglia di comprendere cos'altro c'è. Magari ho voglia di fare un'esperienza come ha fatto Monroe, di uscita dal corpo, per vedere a che cosa mi porta, piuttosto che riesco a canalizzare meglio delle sensibilità, delle capacità che in parte io già so di avere, però non riesco a controllare. E c'è un'infinità di esperienze, di possibilità che sono a vostra disposizione. Come si usa? Molto semplice. Il modo più semplice è proprio quello di partecipare a dei corsi esperienziali. Ci sono le esperienze, ma ci sono anche le tecniche, piuttosto che ci sono dei supporti. Il mio ruolo è quello di essere non un maestro, ma un facilitatore, una persona che vi mette nelle migliori condizioni perché voi possiate portare a casa ciò che vi interessa di più. E qui in questa sala ci sono più di 40 persone e ciascuna ha obiettivi diversi. Quindi dentro le esperienze ciascuno lavora su quello che è il proprio obiettivo. Certo, c'è un percorso, c'è una progressione, ci sono degli obiettivi proposti, ma in realtà ciascuno va a lavorare su ciò che è più importante per lui. Un altro modo è quello di utilizzare le applicazioni, quindi questi CD o i percorsi guidati che possono essere a completamento, a mantenimento, piuttosto che un punto di partenza per esplorare le possibilità. Scusa Stefano, questi CD ho visto che sono di musica, ma hanno anche gli esercizi, sono solo musica? Allora, ci sono sia esercizi che contengono musica e segnali missing. Poi sono divisi in due categorie, potenziamento, quindi per produrre, attenzione, memoria, creatività, soluzioni, eccetera, oppure benessere, che per me vuol dire meditazione, rilassamento, supporto alla cura, alla guarigione, e introspezione, lavoro su di sé. Poi ci sono esperienze guidate, dove c'è una voce guida che vi aiuta a fare un lavoro molto specifico. C'è un kit, si chiama Journey Out of Body, ed è per l'esperienza di uscita dal corpo. Ma per darvi un'idea, io sto... In inglese? Quelli guidati sono in inglese, quelli musicali non c'è problema. Sto lavorando all'Università di Padova per far utilizzare questi strumenti per i ragazzi che soffrono dei disturbi dell'apprendimento, di
dislessia e altri tipi di problemi. Gli studi fatti dai pedagogisti hanno dimostrato che questo tipo di segnali vanno a favorire un miglioramento di queste condizioni. Quindi non dovete solo pensare all'esperienza d'uscita dal corpo, ma ci sono anche aspetti molto concreti, molto, come dire, alla portata di chiunque, che sono raggiungibili semplicemente con l'ascolto di un CD. Questa tecnologia va a stimolare una vostra maggiore attivazione degli emisferi, cioè significa andare a creare nuove connessioni a livello neuronale. È un po' il meccanismo dell'apprendimento. Se io stimolo e alleno il mio cervello ad accedere a queste esperienze per un certo numero di volte, il mio cervello apprende e impara. E così come ho imparato la tabellina o le nozioni che ho appreso a scuola, ripetendole per un certo numero di volte, anche qui, ripetendo per un certo numero di volte queste esperienze, il mio cervello impara ad accedere a questi stati senza aver bisogno delle punte e dei segnali. Quindi l'obiettivo dell'istituto non è legarvi a lui, ma è darvi strumenti perché possiate andare dove ritenete sia più importante. Brevemente, poi magari vi do delle informazioni anche questa dopo. Era la domanda, infatti. La mia domanda era questa, cioè quali sono gli step che voi proponete? Allora, ci sono diversi corsi. Considerate che l'istituto ha individuato 49 diversi stati di consapevolezza. Noi passiamo la vita in due, sogno e luce, di solito. E non per dire che sono tutti, ma per dire che loro sono arrivati fino a lì. I corsi portano in modo progressivo e graduale a questi diversi stati. Questo corso, che è il corso introduttivo, è un corso di 2 giorni, non residenziale, si terrà anche qui a Milano, poi vi dico quando. L'1 e 2 di novembre. È un corso introduttivo, quindi si fanno una serie di esperienze, si fanno già dei lavori molto concreti che hanno a che fare con il problem solving, l'accesso a diversi altri stati di consapevolezza, creatività, intuizioni, contatti con altre energie, cura emozionale, risoluzione di blocchi, rilassamento, gestione dello stress, cose che stanno sul piano abbastanza, come dire, più che alla portata di tutti, interessanti a tutti. Nel momento in cui uno vuole andare un po' oltre, c'è quello che è il corso di base per l'istituto, si chiama Gateway Voyage, è un corso residenziale di 6 giorni e ti dà tutti gli strumenti, ti cambia la vita. Io ho fatto quel corso andando in Spagna nel 2007 e sono tornato a casa e non ci credevo, perché avevo trovato tutte le risposte che prima non avevano modo di essere risolte. Non ci credevo, mi sono dato 6 mesi di tempo per vedere se era proprio vero, perché di solito dopo un po' sfuma tutto. Così non è stato, la mia vita è cambiata e adesso sono qui a fare questo. Quindi ci credo perché ho verificato. Ce ne sono anche altri, questo è un corso di 3 giorni che ha il focus sull'esperienza di uscita dal corpo, anche se vi assicuro che questa esperienza è uno strumento, è un mezzo per fare un lavoro di esplorazione su chi siamo noi e come possiamo usare ciò che siamo per vivere meglio qui ogni giorno. Certo, l'esperienza può essere un elemento di attrazione, ma ce ne sono tante altre che sono forse anche più facili da raggiungere e che sono così diverse da quella che noi sperimentiamo normalmente che veramente mi fanno cambiare la prospettiva. Dato che noi lavoriamo sulla consapevolezza, l'obiettivo non è farvi fare un giro in giostra perché poi dopo tornate a casa felici, ma si è finito lì. Ma è farvi apprezzare quello che potete comprendere da questa condizione per poi riportarlo nella vostra vita di tutti i giorni. Cambiare la vostra vita. Quindi gli strumenti che vengono dati, le tecniche, piuttosto che le esperienze, hanno un obiettivo pratico. Quello di farvi fare questa esperienza, quello di permettervi di capire cosa volete cambiare o cosa volete portare dentro la vostra vita, in modo concreto, perché gli americani sono molto concreti. Se non c'è concretezza, non fanno. Questo corso qui, scusate, questo corso, il Going Home, è un corso, ve ne parlo magari dopo brevemente, che va a lavorare sulle esperienze pre-morte. È stato messo a punto da Elizabeth Kubler-Ross, che era una psichiatra,
insieme a Robert Monroe. Elizabeth Kubler-Ross ha dedicato buona parte della sua vita come psichiatra al tema della morte e del morire. È grazie a lei che adesso esistono gli hospice, piuttosto che esistono tutta una serie di strumenti che gli operatori utilizzano per accompagnare i malati terminali o persone che sono in una condizione di fine vita. Loro hanno messo a punto, utilizzando quello che lei sapeva e quello che Monroe sapeva, un programma esperienziale per esplorare questi stati, anche se siamo in buona salute, potendo dare una sbirciatina a che cosa c'è dopo. Al bardo, insomma. Sì. E se qualcuno ha letto Milioni di farfalle, il libro di Eben Alexander, parla di quel tipo di esperienza. Eben Alexander, tanto per rimanere in tema, è stato all'istituto, ha frequentato i corsi dopo aver avuto un'esperienza che ha avuto, è stato in coma per una settimana e ha avuto delle esperienze pre-morte molto molto importanti. È rimasto per un anno come direttore della ricerca scientifica e poi ha creato una sua fondazione e sta andando avanti. Però ha riconosciuto anche lui in queste esperienze l'unico strumento che gli ha permesso di ritrovare quegli stati, quelle condizioni. Due cose poi mi fermo. I corsi non si basano su nessuna dottrina o sistema di convinzione. Non è che dovete abbandonare il vostro credo per entrare a far parte di una setta che non esiste. Non è una setta, non dovete abbandonare il vostro credo o le vostre convinzioni. Se le cambiate è perché decidete che vanno cambiate, semplicemente. E la persona mantiene sempre il controllo consapevole. Quindi non è che mettendo le cuffie voi entrate in balia di questi suoni e fate quello che dice la voce guida oppure che i suoni vi suggeriscono. No, assolutamente. Consapevolezza vuol dire che voi mantenete il controllo di tutto quello che sperimentate, al punto che se fate opposizione e dite oh, adesso voglio proprio vedere se succede qualcosa, fate opposizione mentale, non succede assolutamente nulla. Se andiamo a misurare i tracciati, il vostro cervello va in questa condizione di sincronizzazione. Però voi con la vostra consapevolezza non riuscite a dar valore all'esperienza. Quindi accoglierla, accompagnarla e utilizzarla è un modo per sfruttare questo trampolino di lancio. Allora, io mi fermo qui per la prima parte. Facciamo fare due o tre domande. Sì, allora, prendo due o tre domande, poi se vi va, io vi propongo l'esperienza perché così nutriamo la parte razionale ma anche quella esperienziale e poi lasciamo un altro spazio per le domande a questo punto anche a fronte dell'esperienza che avete fatto. Volevo fartene una io. Tu hai detto ovviamente non è solo il viaggio fuori dal corpo. Quali sono gli step, il rilassamento, quali sono i campi? Allora, se sentire una cosa, qui noi facciamo conferenze da 12 anni. Ho realizzato adesso che entro il 12° anno, quindi abbiamo parlato di tutte queste tematiche, le persone sono abbastanza pronte. Voi che step proponete nel percorso? Allora, l'Istituto, come dicevo, ha individuato 49 diversi stati di consapevolezza. Il primo si chiama Focus 10 e la condizione di base per accedere poi agli altri è quella di imparare a portare il corpo in una condizione di rilassamento fisico, tra l'altro si rigenera, si risana. Quindi il corpo si addormenta. Okay, e la mente resta sveglia attiva, a differenza di quello che succede normalmente. Se il corpo dorme, la nostra mente o sogna oppure lo sa. Quindi questo significa... Sì, no, scusa, perché questa è base, ne abbiamo parlato tante volte, okay. Del rilassamento come base. Okay. Da qui cominciamo a prendere distanza da quello che è il piano della realtà fisica e permettiamo alla nostra mente di muoversi su altri piani. Prendendo l'analogia della radio, noi cominciamo a cambiare canale e andiamo a sentire trasmissioni che sono sempre più nuove, sempre più lontane da tutto quello che noi pensiamo. Ci sono degli altri stati dove accediamo, c'è uno stato che si chiama Focus 12, che è uno stato di consapevolezza espansa, dove tutto è chiaro, dove non abbiamo nessuna paura, nessun problema, dove è facile trovare soluzioni a questioni importanti. Facile riuscire a comprendere che cosa è più importante per noi. Poi c'è un altro stato, si chiama Focus 15, che è uno stato in cui, lo descrivo anche nella prefazione del libro, si è in una condizione di assenza di tempo e di spazio.
siamo fuori dal tempo e dello spazio, è una condizione a cui i monaci accedono dopo almeno 10-15 anni di meditazione giornaliera. Racconto nella prefazione che c'è un monaco vecchio, anziano, che va a fare il gateway in corso di 6 giorni all'istituto perché va a vedere cosa fanno questi, lui che sapeva cos'era la meditazione, cosa fanno questi qua. Si iscrive al corso e quando arriva il terzo giorno e quindi entra in questo stato, si chiama Focus 15, si comincia subito ad eccitarsi e dice che vuole assolutamente parlare con Monroe perché gli deve dire delle cose. Il trainer non sa bene come reagire, quindi si informa e chiama Monroe che c'era e gli dice c'è questo monaco molto venerabile che vuole parlare con te, non so perché, però se ti va. E lui dice sì sì certo. E quindi si incontrano e inizialmente il monaco lo aggredisce, gli dice ma tu ti rendi conto di cosa state facendo qui? Sì, ma lui lo stiamo facendo da diversi anni. No, gli dice, tu non ti rendi conto. Qui ci sono persone che non hanno mai fatto un giorno di meditazione e accedono a degli stati a cui i miei allievi neanche dopo 10 anni riescono ad accedere. E lo fanno divertendosi, senza aver fatto fatica. Quindi poi si scambiano una serie di informazioni, lui completa il suo percorso, prende la tecnologia, la porta al suo monastero in Canada e va avanti. Okay. Sapete del progetto Stargate negli anni 70 in America, i servizi segreti americani sì. Facevano spionaggio sì. Attraverso tutto il allo Stanford University. Chi aveva i risultati migliori in termini di sensitivo, capacità sensitive, è una persona che si chiama Joe McMonagall. Lui, dopo essere stato reclutato dai servizi segreti, è rimasto lì per un po' di anni. Poi l'hanno mandato all'istituto perché acquisisse qualcosa di più e lui è rimasto all'istituto. Lui tiene questo corso, tanto per darvi un'idea. C'è un altro corso che si chiama Manifestation and Creation. Va a lavorare sulla capacità di manifestare la realtà. Le cose ludiche sono che si impara a accendere la lampadina con le mani, a piegare i metalli, che sono cose da baraccone. Le cose interessanti invece sono che tu impari a capire come fare a manifestare la realtà che tu vuoi per te. Senti Stefano, io quando ero Joyce 20 anni fa ho fatto un articolo sui servizi segreti e queste cose. E tra l'altro questi sensitivi che erano addestrati per esempio allo Stanford University si mettevano insieme e andavano a scoprire le basi missilistiche sotterranee dei russi, le armi. Sì. Leggevano la mente, ha fatto anche Righello. Sono stata minacciata da una telefonata anonima che diceva che era un pericolo, veniva dall'ambasciata di Roma da una donna e io ho detto, c'è un libro di Harry Gris che ne parla e io ho intervistato un paio di persone americane sì. Ma anche i nostri hanno usato questi, hanno usato sì, anche sì, i nostri sì. In Italia hanno usato i sensitivi. Ci sono ancora Perol a Verona ha liberato il generale Dozier quando è stato. Quel progetto è stato chiuso, però in realtà vanno avanti a fare questo lavoro. Io ho conosciuto diverse persone all'istituto che lo stanno facendo proprio per il governo. E ma anche in Russia. Il punto è che lo potete fare anche voi, magari non arrivate a quei livelli, però accedendo a queste esperienze con un po' di allenamento, già i gateway si fanno delle esperienze di remoto. Noi li abbiamo queste capacità, basta solo stimolarle in modo opportuno. Il punto è che ci deve essere un obiettivo. Se lo fate per il piacere di farlo fino a se stesso, vale poco, dico io. Se lo fate dentro ad un percorso di sviluppo, dove voi volete diventare migliori, volete raggiungere i vostri obiettivi, volete crescere, volete capire delle cose, allora diventa più interessante, diventano strumenti utili. Andando avanti c'è un corso che si chiama Lifeline, che c'è in Italia da quest'anno, che va a lavorare sulle esperienze pre-morte, quindi si va ad esplorare quegli stati a cui si accede quando si abbandona il corpo fisico. Qualcuno ha visto il film No Solar? Ecco. Si va in quegli stati. Il punto è che non si va solo per esplorare, e naturalmente la prima cosa che si fa è questa, per se stessi, per poter entrare in contatto con delle persone care che non ci sono più e si porta a casa la consapevolezza che è vero,
non finisce qui. Io ce l'ho, e non è solo una comprensione intellettuale, ma è un qualcosa che io ho sperimentato. Non dovete credere a me, dovete verificare voi. Però quando si raggiungono queste esperienze, la tua vita cambia. Quello che si fa in Lifeline ha dell'incredibile, perché si aiutano delle anime che sono bloccate in degli stati intermedi ad ascendere. Ma come? Noi che siamo qui possiamo aiutare chi è là? Sono loro che devono aiutare noi, questo è il modo di pensare, no? No, non è vero. Però è un percorso di trasformazione. Vuoi sapere come, cioè non tutti questi stati di consapevolezza 49, non sembrano tanti, cioè nel momento in cui uno raggiunge l'esperienza extracorporea ci sono tante possibilità, per questo che sì. Sì. È un po' come andare ad un banchetto dove c'è un buffet meraviglioso. Mi dice, ah, che buoni gli antipasti, a me piace particolarmente la verdura fritta, le olive ascolane o altro, cioè, quello è il mio target. Ma c'è di tutto, perché non assaggiare anche il resto? Quindi l'esperienza è tutta al corpo, bellissima, fantastica, ma è difficile. Per accedere a quell'esperienza bisogna lavorare su di sé, sulle proprie paure, sui propri blocchi, bisogna fare un grosso lavoro di preparazione, quindi è arduo da raggiungere. E poi Dalai Lama diceva che per uscire dal corpo bisognerebbe far digiuno o mangiare la sera, o mangiare vegetariano leggero, non carne, vino, alcol. Allora, sulla carne e il vino siamo d'accordo, sul cibo invece vi dico che utilizzando questi suoni, dico una cosa, poi vi do subito sciolgo la preoccupazione potenziale soprattutto delle signore. Il cervello lavora molto di più, e perché si attiva in modo molto più ampliato. Quindi noi abbiamo bisogno di alimentarci, mangiamo e beviamo molto di più. Acqua. E questo avvia un processo anche di ricambio idrico piuttosto che complessivo. E alla fine di questi corsi in genere non si prende peso, ma lo si perde. Quindi nonostante, come dire, sia un'attività che porta a mangiare, perché hai bisogno di energia, altrimenti non ce la fai a accedere all'esperienza, si brucia tantissimo. Quello che volevo chiedere, non conosco molto bene la tecnologia binaurale, la prima cosa che volevo chiedere è relativa a questo. Hai detto che se noi facciamo sentire a un orecchio un suono di una certa frequenza e a un altro un suono, una frequenza, la stessa più un certo delta, il cervello poi produrrà quella frequenza delta mancante. Tu hai fatto l'esempio di 100 su 104. C'è un limite di differenza di frequenza per poter parlare di suono binaurale, perché se questo limite non c'è, uno potrebbe produrre una differenza di 30 Hz e andare addirittura a produrre un'onda gamma che ti porta ad altissimi livelli. Questa è la prima. Va bene. Allora, sì, i limiti ci sono, sono tecnologici rispetto a questa tecnologia. Non mentali. Ci sono dei limiti tecnologici, poi i metalli hanno a che fare più con l'allenamento, la preparazione che noi abbiamo. È per questo che non si può accedere a Focus 49 senza aver fatto un percorso di avvicinamento prima. Non siamo preparati, non sapremo come utilizzare quell'esperienza e quello stato. Quindi è un percorso educativo, è il paragone della Ferrari. No, non ho mai guidato, mi danno una Ferrari. Cosa ne faccio? Del male ne faccio e basta. Quindi il limite tecnologico è che i suoni binaurali non riescono a coprire tutta la sfera delle gamme di frequenza che il nostro cervello è in grado di ricevere. Banalmente arrivano a toccare le onde gamma e basta, non ci entrano in modo pieno. Per questo è stata sviluppata anche un'altra tecnologia che è da poco, come dire, disponibile all'interno dell'istituto, che supera questo limite. E un ESMA. Perché allora non ascoltare direttamente le frequenze che mi portano lì? Perché i nostri canali uditivi, il nostro sistema uditivo ha dei limiti. Le frequenze udibili vanno dai 20 ai 15.000, 20.000 Hz. Quello che invece noi facciamo con l'emisync è una cosa diversa. Noi ascoltiamo delle frequenze udibili, però che sono diverse da un orecchio all'altro. Il delta di differenza, come giustamente dicevi tu, è proprio quello che gli serve. È quello che il cervello produce in autonomia, e quindi non ascolta ma produce, che mi permette di accedere a quella particolare condizione
frequenza. I segnali di sync, per chiudere, non sono una frequenza solo, sono tanti schemi di frequenza, un po' come un concerto, non c'è solo un orchestrale, ci sono tanti orchestrali che vanno a creare un'armonia d'insieme. Quindi per noi è poco interessante sapere cosa sta suonando il violino o il pianoforte, noi sentiamo il risultato, sappiamo che c'è il violino, sappiamo che c'è il pianoforte, però in realtà ci godiamo il piacere dell'armonia risultante. L'altra cosa, quello che è interessante di tutto questo discorso è il fatto che comunque noi abbiamo delle altre percezioni che sono al di fuori di quelli che sono i nostri sensi. Ha qualcosa a che fare con un modello che si chiama quello di corpi sottili, nel senso che a questo punto, andando fuori dal corpo, in pratica noi raggiungiamo le percezioni che si raggiungono con i corpi sottili, che vibrano più velocemente della luce, quindi c'è un legame tra corpi sottili e uscita dal corpo? La risposta è certamente sì, e quando io parlavo di metodi e tecniche di preparazioni, ovviamente non pretendo di essere stato esaustivo, ma intendo che si fa un lavoro di preparazione andando ad attivare i chakra, lavorando sulla respirazione, imparando anche a distinguere i diversi corpi e ad attivare quelli che servono per accedere all'esperienza. Quindi i suoni sono la base. Oltre a questo ci sono le tecniche che vengono spiegate, che vanno, come dire, a rafforzare questo percorso di accesso agli stati. Ok, grazie. Io direi che possiamo fare l'esercizio. Ma il suono stereofonico non funziona allo stesso modo? Con la cuffia tu senti il violino di qua e il pianoforte di là? Quello che conta sono i differenziali di frequenza, che devono essere di una certa, di un certo valore per poter creare questa condizione. È chiaro che io posso ascoltare anche in una musica stereofonica dei suoni diversi da un orecchio all'altro, anche se non è in sync. Ma non è detto che ci sia, come dire, una preparazione dei suoni che mi permette di andare a creare questa condizione, anzi di solito non c'è. Può capitare però in alcuni casi. Una volta quando c'erano gli aerei a Delica, poteva capitare che andando in aereo, magari i motori non erano tarati esattamente allo stesso numero di giri, c'era un delta di differenziale che ci portava in questo stato di strano di consapevolezza, che noi non sapevamo distinguere, ma che in realtà era uno stato alterato di coscienza. Ci sono altri sistemi per accedere a questo, tamburi sciamanici, campane tibetane, c'è tantissimo. L'unica realtà che noi conosciamo è la realtà fisico, spaziale, temporale, no? Quella concreta che noi conosciamo, no? Poi se tu vai fuori da queste, ci sono dei campi invisibili di frequenze, chiamali campi di frequenze, che sono infiniti, è come se ci fossero universi infiniti che noi non conosciamo, perché quando io penso a un luogo sono già là, quando penso a una persona già la incontro, no? E quando penso a quel che ho fatto, quel che farò, già ho immediatamente ho già la percezione di quel, perché quello esiste. Sì, ma so. Dici bene, nel senso che noi abbiamo già queste capacità, sono sopite o latenti, dobbiamo solo svilupparle, non sono dentro i segnali di sync, quello è solo un mezzo, è la macchina. Noi abbiamo tutto questo, dobbiamo solo risvegliarlo dentro un percorso in cui non ci spaventiamo, riusciamo a vedere una validità pratica, un beneficio, e ci piace, ci divertiamo. Se ci sono queste condizioni, introduttiva, ci sarà una voce mia che vi spiega brevemente cosa sono i suoni, li fa sentire da un orecchio all'altro, poi li cambia e vi lascia del tempo libero con una sorta di rumore rosa, un brusio di fondo, e questi segnali che lavorano vi portano in uno stato un po' diverso da quello nel quale vi trovate. E più che fare, come dire, l'invito è: usate questi suoni per esplorare, cercate di fermare i pensieri, non ho tempo per darvi le tecniche per farlo, ma è una delle prime cose che si fa al corso,
e usate questi suoni per raccogliere delle impressioni, delle percezioni, per lasciare che arrivi quello che deve arrivare. Poi ne parliamo. Segniamo le luci per il tuo piede. C'è qualcuno che vuole raccontare che cosa ha trovato? Allora, se avete domande o volete dire com'è andata o avete delle particolari richieste rispetto a come vi siete sentiti, di qualsiasi tipo, perché poi dire, può arrivare un range di percezioni molto diverse. Particolare effetto fin dall'inizio con le onde del mare che hanno fatto sentire, sembrava effettivamente di trovarsi in mezzo al mare piuttosto mosso, poi c'erano gli uccelli che cinguettavano. La sensazione, se vogliamo forse più suggestione, quando hanno cominciato a partire quei due suoni, tutto sommato piuttosto flebili ma presenti, la sensazione è stata come se l'energia mi andasse tutta in questo punto, sì, o più o meno il terzo occhio, e insomma, se in qualche momento a lampeggi vedessi una sorta di sole di colore rosso. Quindi la sensazione è stata questa. Effettivamente quando poi sono tornato, dopo aver contato da 10 a 1, un filo, l'ho detto anche subito mentre ho riportato la cuffia, di disorientamento. Sì, il disorientamento ci sta, nel senso che noi passiamo, adesso arrivo, da uno stato ad un altro, quindi lo stato nel quale voi siete andati, anche se l'esperienza era breve, dimostrativa, con tutti i limiti della sala, non eravate stesi, eccetera, eccetera, è un'esperienza che vi ha portato in focus ten. Il focus ten è una condizione in cui il corpo si rilassa molto, quindi tenderebbe lui proprio a lasciarsi proprio andare. E la mente è sveglia e attiva, quindi mi interessa anche capire se avete notato dal punto di vista mentale, fisico, diciamo qualcosa di particolare. E quando si rientra in questo stato c'è il rientro che, dire, ciascuno può avere dei tempi diversi, però può portare un attimo di disorientamento. La prima volta potrebbe esserci anche una sorta di torpore o di leggero mal di testa. E questo se ne va subito alla seconda o terza esperienza e bevendo un bicchiere d'acqua, perché è il cervello che per la prima volta comincia ad attivarsi in un modo diverso rispetto a quello ordinario. Quindi da un lato avete la prova che qualcosa è successo, dall'altro è una questione di allenamento, quindi allenare il cervello affinché lui trovi abituale rientrare in questo stato per poterlo poi usare. Ho percepito una certa corposità del cuore, sentivo il mio cuore battere, lo visualizzavo, sentivo proprio il cuore che si muoveva all'interno della cassa toracica, e poi ho avuto delle sensazioni visive, come se vedessi una specie di una specie di rombo però slittato di colore grigio, e attorno a questo rombo Delle linee molto spumeggianti, come quelle delle bombole da spray, in poche parole. Però mi venivano molti pruriti, sentivo alcune parti del corpo prudere, e ogni parte del corpo che prudeva veniva associata dalla mia mente ad una capocchia di uno spillo di colore azzurro, e dunque avevo proprio più sensibilità visiva. Però le percezioni possono arrivare attraverso tutti i nostri canali sensoriali, in base a quello che per noi è primario, può essere visivo, auditivo, cinestetico. Noi rispondiamo, soprattutto in queste prime esperienze, quasi in automatico. Quindi possono arrivare delle sensazioni fisiche, prurito, piuttosto che tensioni muscolari o altro, oppure delle immagini o dei suoni, in base a come siamo noi. Quindi a parità di esperienza ciascuno ha sperimentato qualcosa di diverso, e adesso non avete, come dire, gli strumenti per poter interpretare e usare ciò che avete raccolto, non era questo l'obiettivo.
nei corsi si impara un lato ad acquisire delle tecniche per prepararsi in modo ottimale, eliminare i pensieri inutili, caricare dal punto di vista energetico il corpo, lavorare sulla respirazione, cominciare ad attivare dal punto di vista energetico i chakra piuttosto che altri corpi sottili che noi abbiamo, e poi si entra in modo graduale, quindi si impara a decifrare quello che è il materiale che arriva. Molto spesso arriva materiale attraverso la parte dell'emisfero destro, creativo, intuitivo. Quando noi facciamo un'esperienza per la prima volta ci entriamo con la parte dell'emisfero destro. Poi con l'emisfero sinistro analizziamo, valutiamo, decidiamo se ci piace e quindi lo rifacciamo o meno. E così succede in queste esperienze. L'emisfero destro è quello più che ha accesso al nostro subconscio, è più simbolico, è più astratto, è più fatto di emozioni, di immagini, di sensazioni, quindi è difficile per la parte razionale riuscire a decifrare tutto questo. Si impara a farlo attraverso un corso, attraverso più esperienze, e quindi imparando a riconoscere quelli che sono insegnati. Io mi sono letteralmente ritrovato su una spiaggia australiana che ho visto oltre 30 anni fa, non ci avevo mai più ripensato nella mia vita. E con una certa sorpresa ero lì e me la esploravo. E ero contento di essere lì, pur sapendo di non esserci in un certo senso. Sono arrivato quasi al punto di sentire l'umido salino nell'aria e la mia testa cosciente dice: ah, è stato molto molto bello, ma immediato. Da qui potete avere una prima idea di come sia possibile accedere a ricordi della nostra infanzia piuttosto che fare un lavoro tecniche di regressione, quindi anche ad altre vite. E questo è un lavoro utile dentro ad un quadro di cura e di guarigione, dove sappiamo di avere dei limiti, dei blocchi che vogliamo eliminare. Grazie a questi suoni noi possiamo, con la guida e con l'esperienza, fare un lavoro mirato per andare a far emergere ciò che ha bisogno di essere liberato, piuttosto che ritrovare dei messaggi che sono lì latenti, che ci servono per capire delle cose che sono rispetto al qui ed ora. Io mi sentivo la testa molto gonfia, come se fosse staccato dal corpo. Ma quello che mi ha impressionato è che per due volte mi sono istintivamente attaccata alla sedia, perché è come se avessi preso una sberla che mi portava via. Sì. Qui è difficile naturalmente dire e soprattutto interpretare, perché poi dire, è l'ultima cosa che va fatta. Però lasciarsi andare queste percezioni, esplorarle e utilizzarle come punto di partenza per qualcos'altro, un messaggio per noi piuttosto che l'inizio di un'esperienza, è un buon modo per dar valore a queste prime sensazioni. Quindi non voglio dire che erano delle esperienze, diciamo, che potevano portare all'uscita dal corpo, anche se ci sono delle ricerche che hanno evidenziato una serie di parametri, di indicatori che sono significativi rispetto all'aver avuto o stare per iniziare un'esperienza di uscita dal corpo. Ad esempio, vi capita mai di svegliarvi di soprassalto, oppure di sognare di volare o di cadere? Questi sono indicatori che siete rientrati. Ad esempio, lo svegliarsi di soprassalto è un rientro rapido nel corpo. E questo arriva da più di 30.000 ricerche e interviste che sono state fatte a persone che hanno raccontato di aver avuto esperienze. Sono state raccolte, analizzate e da lì ne hanno derivato una serie di indicatori che mediamente, come dire, descrivono queste esperienze. Io sono una nonna beata. Allora, mentre il mare è stato bellissimo, era in mezzo alle onde, bellissimo, io non sopporto di essere guidata. Cioè, a un certo punto mi sono rotta, proprio rotta, perché e quando sono cominciati i suoni, io ho cominciato a vedere delle frequenze del cervello che facevano degli strani disegni, come se vedessi i campi che il cervello creava. Poi ha cambiato e ho dovuto andare da un'altra parte, ma io volevo capire cosa il mio cervello capire o vedere, perché vedevo delle forme, ma che erano come di energia, ed era una creazione del cervello in quella frequenza. E ho dovuto cambiare, poi c'è stata una calma piatta e vabbè, insomma, poi ognuno segue le proprie cose. Invece volevo chiederti una cosa un po' provocatoria. Allora, la CIA
dagli anni 70 ha messo a punto delle macchine per controllare i cervelli a distanza con le frequenze. Ne sai qualcosa? No, direttamente no, anche se devo dire che tutte le volte che vado all'istituto scopro qualcosa di nuovo rispetto a ciò che hanno fatto o che stanno facendo. Quindi è chiaro che rispetto a questo tipo di capacità e di esperienze noi ci arriviamo per un obiettivo di sviluppo personale, certo, e per positiva, certo. Ma ci sono anche, diciamo, studi e lavori. Capacità manipolatorie, tutto può essere usato bene o male. Certo, soprattutto in questo periodo dove c'è un risveglio generale, dove c'è una maggiore sensibilità da parte delle persone nell'accedere a questi stati piuttosto che nel riuscire ad attivare alcune capacità. E quindi, poi vabbè, ci sarebbe molto da dire, ma ci vuole tempo per raccontare. La sensazione di cadere invece che significa rientro nel corpo, ma diceva prima anche quando uno si sveglia adesso è passato. Sì, sì, sono diversi indicatori. Poi, ah, se, ecco. Sì, ce ne sono quindi, tanti. Magari non ne ha trovato uno, un altro, può anche sentire, ad esempio, dei preludi di accesso all'esperienza, sono quello di sentire dei suoni, oppure una condizione di catalessi in cui il corpo è bloccato, quindi sembra di marmo e non riesce a muoversi. Questa è una condizione di base per accedere poi all'esperienza di uscita dal corpo. O di medialità. Mi capita spesso in situazioni di rilassamento, come questa che abbiamo avuto qualche minuto fa, di non di visualizzare il mio corpo, però di vedere come se il mio corpo si stesse ruotando, magari anche di 180 gradi, o magari ruotando in questo modo, o magari in questo modo, o magari... Quella lì è una tecnica di uscita del corpo, ce ne sono diverse, questa è una di quelle che tra l'altro viene proposta agli equi in uno degli esercizi che si fanno. Ci sono delle tecniche di ruotamento all'interno del corpo, oppure di sollevamento o di scivolamento dentro al corpo, cioè sono diverse. Sono diversi libri, qui siamo in una libreria, William Burman, tanto per citarne uno, Robert Monroe, è pieno di queste tecniche. Ma in questo caso è il corpo eterico quello che ruota? Sì, allora secondo, sì, è il corpo energetico, il secondo corpo energetico. Poi dopo anche qui ci sono, bisognerebbe mettersi d'accordo sulla terminologia, perché ci sono tanti termini che vengono usati per dire la stessa cosa nel campo. Ed è normale che all'inizio dia una sensazione di lieve fastidio, il fatto di vedersi ruotare, una sensazione come se fosse un'incoerenza. Sì, potrebbe esserci anche una sensazione di malessere. Anche di vertigine. Certo, certamente. Sì, sì. E ovviamente con l'esercizio si comanda. Sì, si impara ad andare oltre a questa fase e ad accedere a quella di uscita vera e propria. A questo punto poi è divertente andare a fare delle esplorazioni. Faccio una sorpresa. L'uso di sostanze psicotrope naturali, ayahuasca, ma anche marijuana. Giovanna, visto che sono noti gli effetti che hanno degli effetti molto calmanti sulla parte razionale del cervello, che stiamo parlando delle esperienze, possono favorire questi viaggi oppure no? Non ce n'è bisogno, nel senso che se riesci ad accedere a quelle esperienze e ad altre non accessibili attraverso le droghe, mantenendo però il pieno controllo e la piena consapevolezza. Quindi il bello di questo è che tu ci sei al 100%. Spesso con le droghe, dipende dal tipo di droga naturalmente, perdi il controllo. È la droga che ha il controllo su di te e anche su quello che accade. Spesso ci sono anche degli effetti fisici poco piacevoli piuttosto che altri aspetti. E qui la differenza è che noi riusciamo ad attivare le stesse condizioni dal punto di vista esperienziale, però senza aver bisogno di sostanze esterne che in qualche modo vanno a influenzare la nostra condizione di salute piuttosto che il nostro stato. Quindi puoi accedere a quelle e ad altre esperienze ancora più interessanti. Io credo che noi, come lui diceva, non abbiamo nessun bisogno di sostanze che poi ci influenzano chimicamente, cioè noi non siamo più liberi con la sostanza, cioè la sostanza che guida e non la mente. E credo che l'unica
si dice, l'unica possibilità è per lo sciamano che li usa nella sua cultura, nella sua terra, in un rituale, perché viene da un'esperienza di questo genere. Ma io non voglio essere comandata dalla chimica, perché se prendo la marijuana è un elemento che metto. Io voglio essere libera di viverle queste cose. Non solo, scusa, ma se aggiungo. Allora, quando noi abbiamo dei livelli molto profondi che abbiamo in teta o in... noi produciamo la pineale, se vediamo come abbiamo visto, produce la pinealina che dà delle immagini. In stati molto profondi produce la dimetiltriptamina, che è un allucinogeno potentissimo, ma in questo caso è naturale, quindi senza conseguenze. Mentre se io prendo la stessa sostanza chimica, ho sì degli effetti di viaggi, di visioni, ma io poi sono schiava di una sostanza. Diciamo che d'accordo? Sono d'accordo, diciamo che tutto poi alla fine fa parte delle nostre potenzialità. A volte utilizziamo degli strumenti, degli stimoli esterni per attivare queste potenzialità, e quindi queste sono scelte personali. Ci sono delle vie, c'è la via del monaco, c'è la via del fakiro, ci sono tante vie. Attraverso questo approccio voi non avete bisogno di assumere sostanze, perché potete accedere agli stessi e ad altre esperienze mantenendo piena consapevolezza, facendo un lavoro su di voi. Poi questa si può integrare ad altre tecniche di rilassamento, di meditazione, di reiki, di quello che volete. E le cose si accoppiano in modo perfetto. Castaneda, nella scuola del stregone, nel libro che ha scritto, Don Juan gli ha dato delle sostanze psicotrope, la datura, perché lui era talmente rigido, talmente razionale, che mai sarebbe entrato a contatto con la sua mente con delle tecniche, perché metteva davanti il cervello. Allora a me è capitato di avere delle persone che sono passate dallo spinello perché erano così razionali, e lo spinello le ha portato in uno stato modificato di coscienza, ma poi hanno interrotto e hanno proseguito una strada in un altro modo. Per cui ognuno passa dalle... Io ho avuto una visione proprio con una di queste persone, del maestro di questa ragazza, che mi diceva non essere rigida, perché a lei lo spinello è servito per riaprire la medianità e i poteri di una vita precedente. Io ero rigida, adesso sono un po' meno. Per cui lei ha fatto questo percorso, questa ragazza poi ha smesso e ha aperto la creatività, la sensibilità. Però in linea di massima sarebbe meglio di non passare di lì. Diciamo che, visto che ci puoi accedere anche senza, perché no, perché non provare. Allora, per chiudere vi lascio le date, la data di Milano dell'Excursion Workshop. Qui c'è una breve scheda che dice quello che si fa, ma ve ne ho parlato anche prima.